Sydney, l'Harbour Bridge, l'Opera House, Darling Harbour, le spiagge, le Blue Mountains, le ore infinite passate in cucina, i colleghi che diventano amici e i festini in appartamento che diventano festoni mezzo a niente. E poi ci sono i miei coinquilini, Dennis che si improvvisa barbiere, le ragazze brasiliane che cercano di insegnarmi a ballare, tanti bei momenti e forse qualche bicchiere di troppo. Melbourne, nuovi amici, nuovi coinquilini, un appartamento nuovo di zecca, praticamente vuoto ma che abbiamo riempito in fretta. L'Australian Open, la prima volta in TV, la prima partita di calcio australiano e incredibilmente la prima volta a pattinare sul ghiaccio. Altri 5 mesi volano, arriva mia sorella e andiamo in Nuova Caledonia, dove tra spiagge mozzafiato e paesaggi tropicali iniziano pure le prime prove di road trip, perché una volta tornati a Melbourne si parte. Niente lavoro, niente routine, inizia il viaggio, quello vero, ogni giorno è una nuova avventura. Da Melbourne a Darwin, dal freddo al caldo, oltre 4.000 km percorsi, la Great Ocean Road, i parchi nazionali, le notti in tenda, i tramonti, le escursioni, lezioni di italiano improvvisate, foto sciocche, fotoserie, Uluru. Il Grande Nord, da Darwin a Cairns, altri 3.000 km percorsi, il leggendario Kakadu National Park, le cascate, i tuffi, i momenti in cui preghi di arrivare dall'altra parte del fiume, le oasi in mezzo al deserto e le avventure in kayak. E infine la East Coast, prima Cape Tribulation con amici ritrovati e poi giù lungo la costa, animali preistorici, 3 giorni in barca a vela nel parco nazionale delle Whitsundays, la bellissima Whitehaven Beach, la barriera corallina e l'isola di sabbia più grande al mondo, Fraser Island. Dopo oltre 10.000 km saluto il mio amico e compagno di avventure Irun. Volo a Perth, trovo un passaggio e risalgo la costa occidentale in compagnia di 3 ragazzi inglesi, Joe, Ben e Luke. Un altro road trip straordinario, oltre 5.000 km che ci porteranno a scoprire una parte ancora più selvaggia del paese, campeggiare su spiagge deserte e per poco rimanerci bloccati, formazioni rocciose uniche, laghi rosa, spiagge fatte di conchiglie e incontri ravvicinati con la fauna australiana. Giornate dove abbiamo messo a dura prova i limiti del nostro fuoristrada per essere ricompensati da panorami unici e un senso d'avventura che solo i luoghi al confine del mondo sanno regalare. Steep Point, il punto più ovest dell'Australia continentale, Shark Bay, Cape Perron, dove la terra rossa tocca il mare, il parco nazionale Carigini e le sue infinite gole tutte da esplorare, 80 Mile Beach e i tramonti sul mare. E infine la Gibb River Road, un'avventura nell'avventura, 650 km di strada sterrata nel bel mezzo del Kimberley, una delle regioni più remote al mondo dove tra coccodrilli, gole e serpenti raggiungo l'apice del mio primo lungo viaggio, che dopo tutto questo tempo mi riempie ancora di emozioni e ovviamente non posso che ricordare con un sorriso.